Oggi andiamo a fare il ragù, anzi i ragù. Ne faccio due perché utilizzerò del manzo magro, quindi il manzo in assoluto, e manzo con della carne mista di maiale. Però la base l'avranno esattamente la stessa e sono quella che viene in qualche modo chiamata la Santissima Trinità, il cipolla, carota e sedano. Partiamo dalle carote. Togliamo le estremità e già tagliamole a pezzettini e mettiamolo in un mixer, in un tritatutto, scusate. Cipolle. E poi andiamo a mettere del sedano. Poi vado a mettere un po' di prezzemolo, lo spezzo anche a mano, e uno spicchio d'aglio. Andiamo a tritare. Io normalmente quando utilizzo il tritatutto così tendo ad andare soprattutto a impulsi e non tritare velocemente, perché che cosa succede? Succede che poi alla fine si rischia di avere una pappa. Io quello che non voglio è avere una pappa. Ho due belle casseruole, quindi avrò due tipi anche di cottura con materiale differente, terracotta e ghisa smaltata. Utilizzeremo tutte e due. Metto dell'olio sul fondo di tutte e due le casseruole e accendo il fuoco. Allora, nel coccio farò il ragù misto, nella ghisa smaltata invece farò il ragù di manzo. Quindi per il ragù di carni miste utilizzerò un altro anche insaporitore, ovvero metterò anche un pochino di alloro, due foglioline di alloro. Andiamo a mettere metà soffritto in una casseruola e l'altra metà nell'altra casseruola. E ora dobbiamo far soffriggere con calma, lentamente, deve assorbire completamente l'olio e si devono cominciare a vedere che si, diciamo, perdono anche di volume. Nel momento in cui vedete che di dimensioni, è il momento in cui è pronto. Andiamo a mettere la carne, quindi questa qui è la carne di manzo. Ecco qua. E ora cominciamo a far rosolare molto bene. Anche qui il soffritto ha assorbito completamente l'olio. È il momento in cui andiamo a mettere la carne. Questa in questo caso qui è carne mista. Sopra c'è il maiale e sotto c'è il manzo. E andiamo a metterla tutta. Mescoliamo bene. Tutto il liquido si è completamente evaporato, quindi questo è il momento in cui andiamo a sfumare con il vino. Considerate, per 1,5 kg di carne io qui ne metterò un po' più di mezza bottiglia. Lasceremo la fiamma al massimo tutta la parte liquida, quindi a questo punto andiamo anche qui ad aggiungere il vino e mettiamo esattamente la stessa quantità, quindi terminiamo la bottiglia direttamente qui dentro e facciamo evaporare. Mi raccomando, anche questa operazione fatela sempre con la dovuta calma, aspettate che sia completamente evaporata la parte alcolica. Ci vorranno 10-15 minuti circa. Ed ecco qua, intanto ho preparato il pomodoro, questo è del semplicissimo pomodoro pelato che ho frullato. Però prima di andare a mettere il pomodoro andrò ad aggiungere un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Considerate, su 1,5 kg di carne io metterò, in questo caso qui, di questo ragù, all'incirca 700-800 grammi di pomodoro pelato. Andiamo a questo punto ad aggiungere il sale,
se lo desiderate mettete anche un pochino di pepe. In questo caso ne metto neanche un cucchiaino. La temperatura praticamente al minimo, copriamo con un paraschizzi e facciamo cuocinare lentamente per ancora una mezz'oretta, quarantina di minuti circa. Proseguiamo con praticamente la stessa operazione. Andiamo ad aggiungere un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Nel ragù di carni miste normalmente io metto un pochino più di pomodoro, considerate quindi che su 1,5 kg di carni miste io ho messo quasi 1 kg di pomodori. Questo è il sale grosso, un pochino di pepe nero e facciamo amalgamare. Mettiamo la temperatura al minimo e lasciamo cucinare anche in questo caso qui 40-50 minuti. Questo è il ragù misto. Io non lo so, sono combattuto se è più buono quello, più buono questo, alla fine sono diversi. Io so solamente che per farvi venire un pochino di invidia, me l'assaggio. Un appetito!